noi dobbiamo lavorare veramente a 360 gradi. E l'autismo è una patologia, è una disabilità che ti accompagna per tutta la vita, quindi il nostro lavoro va da 0 a 100 anni in teoria. Io ho parlato ultimamente di un grave ritardo, ad esempio, nel mettere in piedi le terapie subito dopo la diagnosi. Questa è una delle cose principali che servono, cioè applicare subito le terapie sui bambini a cui viene diagnosticato l'autismo. Non far passare un anno o due e dare... Questo è una priorità. È Amanda Sandrelli, la testimonial della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, che è in corso ad Arezzo. Oggi l'incontro con i familiari e i rappresentanti di Autismo Toscana e Arezzo Autismo. Domani lo spettacolo al Teatro Petrarca, tale madre e tale figlia, insieme alla giovane attrice aretina Elena Ferri. Quando il nostro lavoro può mettersi a disposizione di cause importanti è un piacere. E, il nostro spettacolo non parla esattamente di disagio, parla però di un rapporto fondamentale per tutti, che è quello fra madre e figlia. E parlando di questo rapporto parla ovviamente anche di due età di passaggio, quella della madre e quella della figlia che è un adolescente. E di tutte le difficoltà che ci sono anche rispetto al sociale, anche rispetto proprio all'adeguatezza. Chiunque si sente inadeguato in un certo momento della sua vita, l'inadeguatezza non appartiene soltanto a chi ha disagi. Le associazioni anno dopo anno tracciano il bilancio della vita quotidiana delle famiglie che conoscono l'autismo da vicino e sono impegnate in trincea per la conquista dei diritti. Noi dobbiamo essere preparati ad accogliere i nostri ragazzi nella nostra vita e non solo negli ambulatori o nei piccoli istituti o nelle case specializzate. Devono vivere con noi e la diversità, la disabilità fa parte della vita, appartiene a tutti e questi nostri ragazzi devono stare con noi perché, come dice sempre una mia amica, ai bisogni si risponde con i servizi, ma ai diritti si deve rispondere con la politica e quindi la politica si faccia carico dei bisogni dei nostri ragazzi.